Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo. Eccolo, eccoci È un qua, green screen ci quello che siamo. vedo dietro di te. Minchia, mi è costato un botto, lo sai? Sai che ci sono questi green screen che costano comunque anche, ci fanno proprio le, ci fanno, quelli che usano per i film, quelli dei supereroi con tutti quegli effetti speciali, c'è roba che ti costa anche 100K, hai capito? Ti piace quindi questo sfondo? Adesso faccio Bello, click bello. e lo cambio, metto quello di Tesla, no? Dell'ufficio di Musk. Oggi non parliamo di Musk, attenzione, No, come no? rivelazione. Come no? È uscita la C'era una notizia. notizia, ho deciso di autorità e non farla passare. Per una volta che riusciamo a fare un podcast dove non parliamo di Elon Musk, È tendiamo, ci uscito. teniamo in serbo per la prossima volta. Sì. Vabbè, piccola introduzione veloce per chi non vedesse, non ci seguisse su YouTube, non ci ascoltasse sulla versione audio. C'è Paolo che in un soggiorno lussuoso si è trasferito qualche mese in Spagna, ma non discutiamo di più in una location top secret, a meno che non la Top riveli lui. secret. Se qualcuno lì vuole andare a trovarlo, scriva a staff@xinvest.com, sempre disposti a incontrare i nostri ascoltatori. Tanto sono la roba di Paolo, vedi? Sì. C'è qualcuno che ci ascolta a Cracovia, scrive e chiede di me, ecco, però fa freddo, non c'è tutta questa voglia di uscire. Riuscire, esatto. Vabbè, finito il momento meteo che piace così tanto al nostro editor video, passiamo Sì, subito alle notizie di oggi. E la prima notizia è una sorta di non notizia. Abbiamo deciso di darla comunque perché una delle tendenze che hanno le notizie finanziarie è quella di essere sempre estremamente negative. Continua a piovere, continua a esserci merda, rotture di coglioni. E c'è stato un periodo negli scorsi mesi in cui anche noi, seguendo un po' le notizie che c'erano, no, non potevamo fare diversamente. Cioè, inflazione costantemente in salita, borsa e mercati che stavano scendendo, casini nei paesi emergenti perché mancava il cibo, piuttosto che ci sono state rivolte. Sono stati mille casini negli ultimi mesi. Però poi qual è uno degli aspetti più interessanti a livello di notizie finanziarie? No? Quando la situazione comincia a risolversi, tutto viene un po', diciamo così, passato sotto il silenzio, buttato sotto il tappeto e si va ad occupare della prossima notizia negativa. Un paio di anni fa c'è il Covid, la pandemia, adesso che non se ne parla più così tanto, l'inflazione. Una delle cose che aveva un po' dominato, diciamo così, i titoli dei giornali estivi era: saremo tutti senza gas quest'inverno, moriremo di freddo, fame, stenti, anche se siamo in Italia, Polonia, un po' ovunque. O comunque, anche se non, diciamo così, non, il gas ce l'avremo, costerà un sacco. Ecco, da questo punto di vista, per una volta tanto vogliamo essere noi a dare le buone notizie, perlomeno a livello, chiamiamolo così, di trend, perché effettivamente se uno si va a guardare i prezzi del gas del 2019 e li confronta con quelli di oggi, c'è ancora una bella differenza in positivo. Il gas costa di più, va bene. Ma si è finalmente avviato un trend in discesa da questo punto di vista. E abbiamo trovato un grafico che fa vedere come, dopo aver raggiunto il picco, perlomeno negli Stati Uniti, del prezzo del gas a giugno 2022, adesso si è ritornati a un prezzo molto più basso. Si era arrivati intorno ai 5 dollari e adesso il prezzo del gas in America è intorno ai 3,5. In Europa è ancora un po' più costoso, comunque dipende un po' dalle situazioni, però è innegabile il fatto che ci sia un tipo di discesa. Un altro evento, chiamiamolo così, positivo, comunque di cui se ne è parlato poco quando eravamo stati noi i primi a parlare del contrario, è il tasso di cambio euro-dollaro. C'era un periodo in cui c'era stata una grossa, diciamo così, rivalutazione del dollaro sull'euro e si parlava addirittura, ma ormai l'euro non varrà più nulla, il dollaro è destinato ad aumentare ancora di più di valore. Adesso la situazione si è invertita e si è ritornati sotto la parità, con un dollaro si comprano 95 centesimi di euro. Ne avevamo parlato analizzando un po' le implicazioni. Paolo era stato molto bravo a spiegare anche tutto il discorso relativo al prezzo della benzina, piuttosto che conveniva agli americani venire in vacanza in Europa o comprarsi qualcosa in Europa. Ma adesso che questa, diciamo così, dinamica sta un po' ritornando indietro, normalizzando, punto di domanda, boh, quello non è chiaro, però si sta un po' invertendo e diventando un po' più favorevole per noi europei, c'è un po' il silenzio di tomba su tutti i giornali, quindi giornali, social e quant'altro. Volevamo cominciare quindi questo podcast dando una sorta di non notizia, perché non si trova molto in giro sui giornali, non la leggerete mai a pagina 1 del Sole 24 Ore, però mettiamola così, ci sono dei segnali positivi rispetto ad alcuni
fenomeni che stavano andando in una direzione preoccupante tutta quest'estate. Tu cosa ne pensi, Paolo, di questo tema? Ma allora, diciamo che ho qualche dubbio. Io professo il Tu sei in dubbio mezzo a un bicchiere quando. mezzo vuoto contro un bicchiere mezzo pieno. Sì, cioè, nel senso, allora è una roba pazzesca. È un po' come le copertine dei giornali. Ho fatto un post lì sul gruppo che facevo vedere che alcuni giornali, insomma, di rilevanza internazionale, quando parlavano di strumenti finanziari, oro, petrolio, ma anche con le cripto, come ultimamente queste robe qui, questi qui facevano la copertina nel momento, è una cosa incredibile perché tu dici, allora, questi sono dei trader professionisti, perché porca puttana, però sono dei trader professionisti che però al contrario, perché non ci beccano mai, ma il loro non beccarci è l'opportunità della vita, perché fanno le fottute copertine o sul punto massimo del mercato o sul minimo. È una roba pazzesca. Allora, questa roba qui, perché adesso a me fa paura? Allora, sono, come si può dire, stando sui mercati comunque, queste cose dopo un po' le noti. Ora, non è che è il metodo per fare soldi a palate, il fatto di fare il contrario di quello che dicono i giornali scrivono tutto, Sulla quindi parte qualcosa. speculativa, dai, può funzionare però ogni tanto, piuttosto. È una roba Provateci, pazzesca. No, vedete un po' come va. Non un consiglio di investimento. non è così perché poi fate dei disastri, però. Io le ho fatte anche delle speculazioni così e io non so come spiegare, nel senso che questa roba qui, che evidentemente è un'energia che c'è nel mondo, trascende qualsiasi studio di analisi tecnica, di analisi fondamentale, di analisi di intermarket, qualsiasi cosa, trascende qualsiasi cosa, il segnale che o si sta per verificare un rally della Madonna o si sta per verificare il crash più assurdo della storia. Avviene in determinati momenti in cui viene scritto un articolo, comunque diciamo, l'attenzione dei media è particolarmente concentrata in un punto. Allora, adesso c'è tutto questo discorso che prima avevano fatto tutto questo terrorismo legato al discorso del gas. Il gas europeo ha fatto i massimi ad agosto. Ora, il bombardamento di notizie negative sul fatto che quest'anno non c'avevamo il gas, ci morivamo di freddo, eravamo lì con i barili di petrolio vuoti come nei film americani nel Bronx dove si scaldavano, tu cucinavi con le bombole da campeggio, tutta sta roba. Quel bombardamento di negatività, di notizie negative, dove pensavi che finisse il mondo, è arrivato proprio mentre il gas del cazzo faceva il picco. Quello lì, il fatto che il gas faceva il picco lì e dovevi shortare come la merda, non era che aveva raggiunto il livello di Fibonacci, il 38,2 dell'estensione e altre cose, o c'era la trend line rialzista? No, era semplicemente, ok, di che cazzo stanno parlando oggi i maggiori giornali finanziari al mondo? 99% sono notizie sul gas, perfetto, devi preparare il più grande short della tua vita. No, Lore, uno vedo che adesso ci si fa scherza. qualcuno, cioè io me lo sento che ci farà causa perché dire hanno detto che quando si parla tanto sui giornali di qualcosa vuol dire che bisogna andare in altro senso. Ho messo tutto in Ora, FTX, ho perso tutto. No, non mettete la roba sugli exchange crypto. è una roba pazzesca, ma io ti dico che ho fatto dei soldi con questa roba qui. Allora, non mi potrò mai scordare gli articoli sull'oro del dicembre 2015. C'era l'oro a 1054, 1054, 1048 dollari l'once, iniziarono a uscire tutta una serie di articoli. È finito l'oro, l'oro diretto verso i 500, il crollo dell'oro. Non hai idea l'oro dopo che sono usciti questi articoli cosa ha fatto. Tu guardi il grafico dell'oro da dicembre del 2015, ha fatto uno dei più grandi rally perché veniva dal crollo del 2011, ha fatto quasi 1960 dollari l'oncia e poi è crollato fino a dicembre. Hanno beccato il minimo. Quindi questo adesso che il fatto che questi stronzi non ne parlano più del gas, io che chiaramente sono un uomo dei mercati e queste cose qui, ci ho fatto una strategia di trading su questa roba, inizio ad aver paura. Cioè dico, ma che cazzo, ma se questi adesso non ne parlano più e non è che quella roba è finita e in effetti il crollo c'è stato perché sul petrolio si è passato da 130
siamo ancora su dei minimi a 76, siamo sui minimi annuali. Sul gas americano si sono raggiunti dei massimi a 9,70, 9,80, 10 e adesso siamo sotto il 50%, in 0,560. Anche il gas europeo è crollato del 50-60%. Il fatto che non ne parlino e il prezzo è sui minimi o comunque su dei bei minimi, minimi relativi. Forse mi sempre i minimi sono minimi così relativi che comunque ripensando al 2019 dice, mi stanno ancora fregando, vedi, sti stronzi. Diciamo che sono minimi più alti, ma comunque un bel meno 50 non glielo toglie nessuno. Mi fa pensare che il peggio non è alle spalle, che la bugiana stia arrivando. C'è una spiegazione, se ci pensi, Paolo, che da un certo punto di vista il prezzo delle materie prime che abbiamo citato, gas, petrolio e quant'altro, stia scendendo per anticipare quella che noi continuiamo a chiamare la recessione più telefonata degli ultimi 20 esatto anni. E secondo te quando la recessione è così telefonata, ma quando cazzo mai esso? Io sono sul mercato da quasi 10 anni, quindi ormai queste cose qui le ho messe nell'armamentario delle minchiate che possono succedere, ma quando mai è successo un evento che è stato chiamato mesi prima? Ma dove? Non esiste al mondo questa roba qui. Ora, magari per la legge dei grandi numeri, è come quell'altro che continua a chiamare il crollo da 20 anni. È normale che prima o poi un meno 60 se lo succede, poi dirà che... Abbiamo già la notizia. No, ma questo discorso qui, cioè, prima o poi ci becchi per forza. Però, voglio dire, anche questo discorso di recessione, è vero che i dati americani sono in rallentamento, vero? E se i mercati magari avessero scontato una recessione un po' più grave del previsto proprio per colpa di questo bombardamento mediatico e anche perché comunque i dati americani sono in deterioramento, non ce lo nascondiamo, però sono in deterioramento anche lì. Dal lato consumi c'è un po' una doppia faccia, perché è vero, c'è del rallentamento, soprattutto sul settore immobiliare, industriale, roba così, poi vedi, ti sparano dei consumi, un PIL al 2,7, recessione dove? Allora... Diciamo che sembra che adesso questo tipo di consumi siano più dettati dall'indebitamento che dalla erosione dei risparmi di cui avevamo già parlato in un vecchio podcast. Assolutamente, allora la botta arriva. Io non è che devi essere un esperto o dottor Doom per dire che la botta arriva. Il problema è che se tu ti fai fregare da queste cose qui, prima o poi i media ci beccherà, perché quelli scrivono migliaia di articoli, quindi lo trovi un articolo che a quello ha fatto la previsione giusta, ma non tu, se sei un investitore di medio lungo, a parte che dovresti batterti le palline di questa roba se sei un investitore di medio lungo, ma è molto importante non farsi proprio trascinare da queste notizie qui, perché anche sul mercato delle cripto, il boom delle cripto c'è stato col boom dell'informazione mediatica sul settore cripto e poi è scoppiato tutto. Ora è una casualità, io non so perché succede così, perché quando ne parlano tutti poi scoppia il mercato, però per assurdo al contrario quando non ne parla più nessuno quelli sui minimi. Ora non è che è così facile, attenzione, non è che adesso il gas boom, fa i minimi, il petrolio sui minimi, adesso fa l'esplosione. Oddio, vabbè, lasciamo stare su questo, altrimenti... Attenzione, previsioni di Paolo Di Domenico. Esatto. Se funziona, Paolo, devi aprire la newsletter che manda i segnali. No, ma quello, guarda, è un lavoro ingrato, meglio di no su quelle cose, se uno è bravo i soldi se li fa per se stesso, non è che devi insegnare, anche perché poi che cazzo insegni, non è che gli posso, tu non puoi insegnare una propensione al rischio, è come se in un corso tu dovessi mettere anni della tua esperienza in un segnale, la persona che riceve il segnale non lo capisce perché ha guadagnato, non lo capisce perché ha perso, non capisce perché l'hai fatto entrare o perché non l'hai fatto entrare, non capisce perché per 2 mesi non devi fare niente, invece in una settimana devi fare tutto. Come fai a condensare? Quindi io faccio per me e sono a posto così, non venderò mai niente da questo punto di vista. Però sì, no, non mandateci mail chiedendo le strategie di trading. Quindi. Assolutamente no, assolutamente. Quello è un percorso individuale di, come diceva Musk, è come fissare l'abisso masticando vetro, e qui nel trading è peggio. Però non ve lo consiglio. Giusto, sì. Ecco, non ve lo consiglio se ci tenete la salute o se non è proprio un'ossessione che non ci dormite notte. Però sì, questa roba è assurda e bisogna farci caso poco, se sei un investitore poco, perché se tu c'hai un piano a 15-20 anni, adesso tu mi devi dire perché devi stare dietro al prezzo del gas. Ho una notizia che dice fatevi l'armadio pieno di scatolette di tonno di Chiosac. No, ma quello poi magari può essere anche un consiglio. Un po' di pornografia finanziaria, Luca la chiamava così, quando ci si vuole sentire informati. E allora cosa si fa? Si sta dietro ogni minima notizia.
Noi qui lo facciamo per lavoro con il podcast 30 minuti e spasso per Wall Street, ma cerchiamo prima di tutto di filtrare almeno la roba un po' più interessante e poi quello che speriamo di fare è fornirvi delle chiavi di lettura, non dire, ah, dai, salite il gas, comprate, comprate, via, via. Ma cosa? Lasciate il gas, correte subito a comprarlo così poi lo vendete alla gente. Ma cosa vi mettiamo a dire? Però vi diciamo, ok, vuol dire che un certo tipo di notizie finanziarie ha quasi più valore come segnale contrario, se vogliamo essere tecnici, piuttosto che come modo di informarsi. Funziona sempre così? No, ci mancherebbe, altrimenti basterebbe davvero leggere il giornale, fare il contrario di quello che dice, esatto. Un po' come l'inverse Cramer. Anche quello, esatto. Per chi non lo conosce, Jim Cramer è un tizio che in America strilla, compra, vendi, questa e quell'azione. È un po' uno dei, diciamo così, beniamini al contrario di Wall Street Bets, che continua a pigliarlo per il culo, questo sapete, è diventato famoso per la storia di GameStop, tanto che adesso addirittura c'è stato un ETF che si chiama Inverse Cramer e prende tutte le raccomandazioni di Cramer al contrario, quindi c'è di andare long va short e viceversa. Ma la cosa più divertente di tutto questo è che, cioè, nonostante lui sia effettivamente lì per fare intrattenimento, quindi chiaro che non sia sto fenomeno, altrimenti sarebbe seduto al posto di Warren Buffett. La cosa divertente è che poi qualcuno si è preso la briga di analizzare tutte le raccomandazioni che ha fatto in vita sua, era una roba tipo lunghissima, anche analisi statistiche, e la conclusione a cui erano arrivati è che c'era tipo, dopo 20 anni, un leggero guadagno. Non aveva fatto meglio dell'indice, ci mancherebbe, quindi dal punto di vista purtroppo Cramer non ce l'ha fatta, lo aggiungiamo alla lista di quelli che non ha battuto lo Standard & Poor's. Ma chi avesse seguito esattamente tutte le sue raccomandazioni non avrebbe perso soldi. Ed è un po' magari controintuitivo, però diciamo, siccome ho sentito che quella volta o quell'altra volta ha parlato di un'azione, tipo Coinbase, ne aveva parlato quando era ai massimi e poi adesso a meno 90%, quindi dice, è un coglione. Cioè, c'è anche un po', chiamiamolo così, di selection bias, ci si ricorda solo dalle notizie magari un po' più rumorose, si dimentica invece quei casi come, che ne so, FTX, la stampa ne parla tanto, ma adesso effettivamente è fallita. Sì. Oppure un altro caso, magari quello delle materie prime. Ogni anno, immagino, dal 2015 in poi, possiamo trovare un articolo che diceva non ha più senso investire nelle materie prime perché tanto non salgono più, siamo nel mondo di abbondanza, c'è la Cina che si fa i fatti suoi. Deflazione. E questo è stato vero fino per 5-6 anni, fino a che è arrivato il 2021 e boom, sono state l'unico asset class che non ha perso un sacco. Quindi di nuovo, noi lo raccontiamo così un po' per divertirci. Sì. Anch'io ho fatto qualche soldo comprando Berkshire Hathaway al quarto articolo che avevo letto, Warren Buffett è un coglione nel 2021. Ho detto, vabbè, io qui compro. Infatti poi è andata bene, ma ci ho messo due spicci, qualche centinaio di euro. L'ho fatto più per soddisfazione personale di avere ragione che per fare il guadagno nella vita. Mi raccomando, massima attenzione se volete davvero provare sulla vostra pelle questo tipo di strategia. Lo faccio volutamente con le virgolette per chi non ci vede. Ma sì, ma allora è come quell'altro lì, Dottor Doom. Come cazzo, parliamo di lui. Chi Rubini. Cazzo è questo Dottor Doom, Paolo? Udini lì, Rubini. Rubini, francese. Noria Rubini, grande. Sì, è uno dei crollisti. È uno dei famosi crollisti di Wall Street, che ogni tot è il Kiyosaki della situazione. Ci pensi che è un professore emerito all'università di New York di economia? Cioè, com'è possibile? Non me ne sono mai capacitato. Tu pensa lì gli studenti quanti short hanno aperto? Perché quello ogni volta... Sono 10 anni che shortano l'S&P e quello intanto che tu chiami lo short... Ecco da dove arriva il debito degli studenti. Abbiamo scoperto... Student loan... Fatto con se lo volevano ripagare, se lo volevano ripagare con gli short sull'S&P, è andata male, visto che dai minimi del 2009 si è sparato solo un per 7. Quindi anche qui, vedi, tu seguivi tutta sta gente qui, crollo. Ma io, guarda, non metto in dubbio che prima noi, allora, sull'America non vediamo un crollo di oltre il 40% dal 2008. Di fatto sì, perché adesso da inizio anno c'è solo stato il Nasdaq che ha fatto un minimo a meno 31, meno 32, neanche il Comp. Può essere stato esageratamente pompato nel 2021, tra l'altro, con aziende che producevano ciabatte, dicevano che erano ciabatte as a service, tech. Semplicemente l'oro può essere stato anche solo quello, perché in effetti... tu dici, vabbè, ma sono scesi per tutto questo discorso della guerra, il rialzo tassi, può essere valido tutto, vero, sì. o nulla,
Poi se è valido tutto o non valido niente, nel senso che venivano da un 100% dei minimi, ora uno sa, alla base dell'analisi tecnica, dice che in un trend rialzista ci sono dei pullback. Cioè non è che la roba sale così dritta senza fare dei minimi ritracciamenti. Ora questi si sono sparati un 100% dei minimi, adesso non possono fare un meno 25 dei massimi. No, non è possibile. No, devono stare dritti a riga così. L'ha sempre fatto. Poi è chiaro che per un discorso di informazione finanziaria uno deve condire sempre il discorso, hanno fatto così perché è uscita quella notizia. Magari fosse così facile. La verità è che nessuno intanto sa la verità e che gli strumenti finanziari si muovono per delle logiche che ancora nessuno nel mondo è riuscito in grado di spiegare. È riuscito a spiegare perché è talmente un organo complesso i mercati finanziari, sono talmente un organo complesso che non possono essere ridotti al sono scesi o sono saliti perché è successo quello. Quella vuol dire fare la telecronaca come una partita di calcio, cioè dire quello che è successo dopo, ma non funziona così. Ci sono certe dinamiche. Un ottimo esempio, mettiamola così, ecco, i giornali finanziari sono i telecronisti, però poi non aspettatevi che da quello che dicono poi riescano a giocare il gioco che commentano in maniera corretta. Quindi Ronaldo o Messi non appenderanno gli scarpini al chiodo e andranno a fare i commentatori, mi auguro che abbiano altro da fare nella vita, no? Non aspettatevi che chi commenta le partite, sono i mondiali adesso, quindi un esempio anche super calzante, sia poi in grado di giocare lo sport che sta commentando. Ma più che altro a me quello che mi ha dato sempre fastidio di questo mondo qui, mondo degli investimenti, mondo del trading, è che molti parlano, direi tipo il 95%, e nessuno è skin in the game. Cioè, ma scusa, dice, fammi vedere il tuo portafoglio. Fammi vedere il tuo portafoglio, che è una riflessione molto migliore delle tue opinioni lato finanziario, economico. Qui di parole ne servono poche in questo mondo qui. Serve solo una cosa, il saldo del conto di trading. Quando tu entri nel tuo trading account e vedi il saldo, se quello lì è più positivo rispetto a quando hai iniziato, allora lì hai ragione. Non mi devi spiegare perché hai ragione o perché hai torto. Mi devi dire, guarda, se cos'è il problema, Paolo, se ci pensi anche in ottica permabear, si chiamano questi sempre permabear, bear l'orso, quindi tutte queste persone super pessimiste. Cioè, la maggioranza, quelli che hanno un seguito, tra cui anche Rubini, non, penso che sia Rubini, però no, non lo so, purtroppo non ho controllato prima di... Non sono delle teste di cazzo, non è che scrivono della roba che tu la leggi e dici, ma questi come sono in giro? Come fanno a svegliarsi la mattina e non essere presi a ammazzate da chi vive con loro, perché non sanno neanche di stare al mondo? Cioè, c'è un articolo interessante dove Rubini spiegava un po' cosa sta succedendo o le ragioni per cui per lui ci potrebbe essere una grossa discesa dei prezzi. E le osservazioni che fa sono tutte pure giuste, dice, ci sono gli indebitamenti degli stati che sono aumentati, una grande liquidità che è stata immessa negli ultimi 10 anni con un picco durante il Covid, un sacco di gente che ha preso soldi a debito e adesso potrebbe avere difficoltà a ripagare, sono tutte cose estremamente corrette. Cos'è il problema? Che non sempre tutte queste, diciamo così, questi elementi significano conseguenzialmente che ci sia una discesa dei mercati, perché se queste dinamiche stanno andando avanti sì e no dal 2015-13, quello che è, già dal 2013 che c'era gente che cominciava a dire il mercato azionario è troppo alto, la vera ragione 9-10 anni dopo è quasi l'equivalente di avere torto. So che è un concetto un po' difficile da capire, perché uno pensa che la verità sia un concetto assoluto che non cambia mai. In teoria la verità non cambia mai, sono d'accordo, ma quando si parla di mercati finanziari, lato investitore, più che la verità con la V maiuscola, quello che si cerca di fare è di portarsi a casa dei rendimenti decenti, compatibili con il livello di rischio che ci si è presi. E delle volte, per via di alcune narrazioni, fenomeni tecnici o cose che ancora tutt'oggi non si sanno spiegare, giustamente i movimenti del mercato, si può paradossalmente investire in un certo modo, pensando pure di avere torto, tra virgolette, e finire col fare i soldi. Sì. È dal 2017 che penso che i mercati siano troppo alti. Però non è che per questo mi ha fatto dire ok, non metterò mai più un centesimo sui mercati azionari fino a che non si risolve la situazione. Ho fatto diverse letture, investivo magari un po' col braccino corto, però dicevo, tutta la statistica punta tutto in questa direzione. Ci sono solo un po' le mie sensazioni e un paio di persone che finora non hanno tutto questo grande track record a puntare nell'altra. E facendo questo tipo di scelta, pur avendo torto,
mi sono trovato a guadagnare comunque, da certi punti di vista, un po' l'obiettivo che dovrebbe avere un vero portafoglio di investimento. Farvi guadagnare anche in situazioni in cui non lo pensate sia possibile o farvi perdere di meno. Esatto, perché poi sai, tutte queste analisi qui sono un po' fini a se stesse. Cioè, alla fine, anche uno che si bombarda la mattina, allora, voglio dire, un conto uno lo fa di mestiere, allora devi stare lì attaccato la mattina sera, anche se però di questo vediamo, perché poi le notizie, anche se tu esce la breaking news, è difficile poi guadagnarci. Ok, esce il dato sull'inflazione americana, se esce più alta del previsto, l'S&P crolla, perché vuol dire che Powell alza più i tassi di interesse, è più aggressivo, sì, però magari non è sbagliato pure quella interpretazione, perché il mercato magari è sceso prima, te l'ha scontata prima e sul dato negativo sale. Vedi, quindi è difficilissimo fare trading anche sulla notizia in tempo reale. Figurati su una notizia di seconda mano, ripresa da vari giornali, che magari è uscita con 4-5 giorni di ritardo. Non serve un cazzo questa roba qui, anche perché se uno poi si bombarda di questa roba dalla mattina alla sera, alla fine ha solo più incertezza, non investe niente, cerca sempre di fare market timing, che voglio dire, non è che è sbagliato fare market timing, è sbagliato se non sai niente di borsa e sei un risparmiatore. Ma Dovresti fare anche per chi fa market market timing deve comunque avere un filtro molto buono per timing. capire Ma cos'è una notizia assolutamente. che potenzialmente può muovere il mercato e cos'è una roba di cui tutti parlano, ma in realtà non si muove nulla, si muove Ma molto figurati, poco. non è con le notizie. Non è con le notizie che si guadagna, né dal trading di breve, dalla speculazione pura, né dagli investimenti di lungo periodo. Se E ci pensi siamo un po' soprattutto. contraddetti con prima, mi ho detto, quando leggo il giornale faccio il contrario, faccio i soldi, però nel senso Ma magari, abbiamo sai, detto un po' quella. scherzando, cioè, succede, Sì, ma non pensate che sia una regola, quella è il una principio di provocazione. investimento numero uno, fare il contrario a quello che dicono di sui giornali. Assolutamente, assolutamente. Se Allora, mai ti fosse faccio un una esempio. regola, per me non è neanche nella top 100, to, mettiamola così, ci sono altre 99 cose, 101 cose da fare prima di arrivare lì. Ma figurati, ma anche perché, guarda il discorso delle cripto. Cioè, quanti mesi sono andati avanti in media a pompare il mercato delle cripto? Ora, non è che il crollo è avvenuto il primo mese che questi hanno iniziato a pompare quella roba lì, hanno iniziato a parlarne. È avvenuto 9 mesi dopo che questi hanno. E quindi non è che c'è la strategia, no, non significa Comunque appena ne 9 mesi iniziano lì chi ha a parlare. tentato di andare short non se l'è vista neanche bene. Esattamente, quindi non è che perché quello prima abbiamo scherzato, c'è un fondo di verità, ma poi chiaramente lo devi unire col fatto che hai esperienza. Forse è facile, altrimenti cioè, sarei miliardario. Cioè, voglio dire, allora, quindi questo è il discorso. Però sì, sul discorso delle notizie, occhio, occhio, perché alla fine tu poi, una volta che tu hai assorbito tutta questa spazzatura mentale, poi alla fine quando apri l'account di banca devi decidere se comprare o vendere. Ora, non puoi farlo seguendo queste notizie qui perché perdi soldi e non dovresti farlo se non è una strategia. Se non è una strategia. Perché alla fine, queste notizie, se sono fine a se stesse, a parte che magari quello che mi ha detto questa notizia non è skin in the game, quindi è inutile che te mi dici long su una cosa, short su un'altra, se non c'hai i tuoi soldi investiti. Fammi vedere che anche tu che guadagni o perdi da quello che hai detto, allora sei più credibile. Questa è la prima cosa. Il 99% di quelli che lavorano nel settore finanziario dicono, ma non fanno un cazzo poi nel reale. Facile così. No, mi devi far vedere. Che tu l'hai messa a mercato quell'operazione. Allora c'è prima un discorso di credibilità e quindi di reputazione. Seconda cosa, se è fine a se stessa, cioè fine a se stessa, cioè tu mi hai detto, io ho letto questa notizia, ma questo è un ragionamento da fare anche nei confronti di se stessi, di se stessi. Io leggo questa notizia, una notizia negativa. Questa notizia qui, che cosa mi ha dato a me a livello mio personale? Mi ha migliorato? Ha migliorato la mia, come si può dire, il mio status di investitore, ha migliorato il mio status mentale. Se io leggo la notizia, ok, prezzi del gas in aumento, quest'anno dobbiamo riscaldarci con la paglia in giardino. Perfetto. Un tipo di notizia di questo tipo, un tipo di notizia del genere, a livello umano, mio personale, che cosa mi dà? Mi dà zero. Zero. Cioè, però Piuttosto, eventualmente puoi dire mi preparo, cioè, però una volta che esatto. l'hai letto una volta, l'hai dato per buono e ti sei preparato, che ne so, insuli casa, la isoli così sei più caldo, ti cambi, cioè, una volta hai fatto tre cose per metterti un attimo in sicurezza, Poi, poi che senso andare avanti a leggere le altre 52 notizie che... notizie negative di continuo, puoi fare questo, sì, però è uno stato di mentale che è sbagliato questo qui, sbagliatissimo, perché ti porta a pensare, entri in un loop di notizie negative, ti porta sempre a pensare che domani finisce il mondo, l'abbiamo detto decine di volte, lo ripetiamo anche adesso, se domani finisce il mondo non ci deve fregare un cazzo, né degli investimenti, né che hai isolato casa, né che c'hai la cantina piena di scatolette di tonno di Kiyosaki, moriamo tutti, sono finiti i giochi.
Quello che uno dovrebbe fare è non concentrarsi mai sul problema, ma sulla soluzione. La soluzione sono due, Lore. Cioè, non è che c'è una soluzione miracolosa, boom, buttiamo 1.000 euro su Dogecoin e facciamo i miliardi. È puntare sul proprio capitale personale. Cosa posso fare? Ok, il costo della vita è un aumento? Perfetto. Puntare sul proprio capitale personale e secondo, ho del capitale da parte, ho anche del capitale personale, quel capitale che ho da parte vediamo di farlo fruttare in un modo decente. Come? Se non mi occupo di trading e di investimenti perché faccio altro di lavoro, investimenti, un portafoglio ben diversificato di medio e lungo periodo. Ora, sta roba qui sembra ridondante, pare la lezioncina del cazzo all'università, hai capito? Eppure, è questa qui. E invece no, la gente ha 500.000 euro in banca, 100.000, 50.000, cerca il colpaccio, cerca l'azienda che gli fa fare il botto, cerca la Dogecoin, cerca la cripto, cerca lo staking al 380% all'anno di APY, cerca il singolo ETF settoriale dove fare all-in perché gliel'ha detto l'amico dell'amico. No, come cazzo si fa? Non so perché vengono escluse a priori le cose facili. Cioè, viviamo in un mondo di complessità dove le cose semplici funzionano, no, bisogna andarsi a cercare le cose complesse. Le cose complesse non funzionano, soprattutto se tu sei una persona che non è abituato a vivere nella complessità. Se sei una persona che vive normalmente, con un lavoro normale, una famiglia normale, o un risparmio normale, ha la sua routine, la sua quotidianità, ma che cazzo vai a metterti metà del patrimonio su qualcosa che ha un grado di complessità dietro? Che tu pensa che cosa ci vuole per guadagnare da un singolo strumento che non è fine a se stesso, perché dipende da 5.500 fattori esterni che possono farlo muovere in qualsiasi modo, vai a mettere metà del capitale, poi perdi tutto e poi succedono quei disastri che purtroppo sentiamo tutti i giorni, quell'altro truffato e la truffa di là. Allora, è sempre il solito discorso, non puoi truffare un uomo onesto. Cioè, in un film, American Hustle, del 1970, c'è una frase di un protagonista che disse, questa è una frase epica, disse non puoi truffare un uomo onesto. Perché di fatto, se tu ti fai truffare da una roba così, dal Ponzi, da quella roba lì, di fatto tu sei un truffatore nell'anima. Perché di fatto hai quell'anima, hai quell'indole da colpaccio, da gambler. Sì, magari più che truffatore, direi gambler, giocatore d'azzardo. Ecco, giocatore d'azzardo. Chiama la parola in italiano. Quindi tu vivi con quella cosa in testa che per sistemarti a vita non c'è il duro lavoro, non ci sono i soldi investiti in un certo modo. No, devi fare il colpaccio. Quindi vieni attirato da tutte quelle persone che offrono quella cazzo di illusione. Di illusione, che all'inizio è un'illusione, poi diventa realtà, perché poi la perdita te la becchi reale, e poi il ponte è la destinazione che ti aspetta. Quindi, purtroppo... Siamo spostati sul mondo cripto, quindi? No, ma poi il mondo cripto, ma anche la finanza tradizionale. Anche il mondo cripto. Quante mondo cripto 2022, toh, ecco, mettiamo da qui. Chissà quale sarà l'asset che scopperà nel 2023. Magari qualcosa che da molti è ritenuto sicuro. Anche questa cosa qui, come diceva Mark Twain, non è ciò che non conosci che ti mette nei guai, è ciò che dai per certo che non lo è. Anche questo discorso delle sicurezze, dei pregiudizi, degli assunti, dei dogmi, quella roba lì, no. Conto deposito vincolato 12 mesi che mi dà l'1,5%, è impossibile che fallisca. Questa parola assurda che dice solo chi non sa un cazzo di mercati finanziari, perché io l'ho levata da tempo, sono bastate due o tre legnate in faccia per farmi capire che la parola impossibile sui mercati finanziari non esistono, e il conto deposito vincolato, hai capito? E lì è sicuro, soprattutto in una crisi bancaria come quella che potrebbe capitare le prossime, vabbè, meglio non entrare nei dettagli, però vedi, anche il concetto di sicuro, quello è sicuro, quindi è all-in. Sai, i titoli di Stato è possibile che falliscano, o no, Lore, lo sappiamo tutti, che sono magari le cose più sì, cioè non fallimenti proprio in senso super plateale, ma molto semplicemente dei tagli sul valore che viene rimborsato. No, è possibile. La Grecia è possibile. È possibile. Lo sanno tutti, Lore, da statuto, che i titoli di Stato è impossibile che vadano a zero. Poi c'era il fun fact, che mi pare di ricordare, che quelli che avevano buttato dentro i soldi con Madoff, quindi una truffa dichiarata, erano riusciti a riavere indietro quasi tutto tipo 10 anni dopo, tra avvocati e controavvocati, quindi incredibilmente... Quanta era l'inflazione? Però l'inflazione in quei 10 anni quanto è stata? Vabbè. L'importante è, tanto io, è come quelli che dicono, tanto io faccio sempre 10 euro di benzina, sempre 10 euro. Io c'ho il diesel, grande. Beh, c'è il diesel, è sbagliato, perché
stanno chiudendo le raffinerie e il diesel costa più della benzina e non è finita, quindi mi dico che lì così. Vabbè, no, dai, quando è stato fatto il diesel era effettivamente la soluzione per spendere meno. Adesso anche Maccio Capatonda sul italiano medio sono stati impreparati di fronte al 2022, quindi. Adesso è l'elettrico, Lore, l'elettrico è il futuro. Per fare il pieno alla Tesla ti costerà più che fare un pieno a un biturbo 3008 di turbo benzina. Vabbè, da adesso ci spostiamo sulla terza e ultima notizia, che vedo che sia un po' in chiusura. Abbiamo già accennato un po' il mondo cripto, ma anziché raccontarvi di nuovo il retroscena di FTX, che spoiler alert, non sono abbastanza preoccupanti, non si è ancora fatto chiarezza su tutto, però è arrivato il tizio che era, adesso c'è il nuovo CEO di FTX, mi pare che fosse anche quello in carica di una delle del curatore fallimentare di Enron, mi pare, mi ha detto di sfuggito, comunque di una di queste enormi aziende americane non fallite, quindi ne ha viste qualcuna di truffe, di casino a livello contabile, ha guardato il bilancio di FTX, detto, io non ho mai visto la roba fatta così in anni e anni di carriera, quindi un genio che mancavano, venivano contati tre volte, però sì. Nonostante tutto c'è ancora una parte insospettabile, mettiamola così, del mondo finanziario, ecco, chiamiamola così, che vede ancora le cripto come qualcosa di potenzialmente interessante. E sto parlando di queste grandi banche di investimento come Goldman Sachs, piuttosto che Morgan Stanley. E ci sono delle, oddio, chiamarle positive forse è un po' eccessivo, però le dichiarazioni che sono perlomeno possibiliste sul fatto che le cripto possano comunque essere un asset interessante. La stessa Goldman Sachs sta spendendo effettivamente soldi, per ricollegarci un po' al discorso di prima, non sono tanto le dichiarazioni di facciata, ma quello che poi viene effettivamente fatto a livello pratico. Goldman Sachs sta spendendo soldi per andare ad acquistare aziende in realtà legate al mondo cripto, comunque cercare di nuovo fonti di accesso. Non è ancora chiaro dove, come, perché è tutto ancora molto, diciamo così, confuso. Però è una notizia che abbiamo trovato su Reuters, che per chi non lo sapesse è una delle fonti più ufficiali della finanza tradizionale, quindi non è tipo il criptogiornaletto dove tre amanti di Bitcoin si sono trovati a cantarsela, a dire c'è adozione di massa perché Gucci adesso ti fa comprare la borsa col Bitcoin. È una notizia che è arrivata, quindi è interessante, perché è la notizia che non ti aspetti, con attori che non ti aspetti, su una fonte super istituzionalizzata. Ed è un po', diciamo così, più che la notizia in sé, che dice poco o nulla, il fatto che abbia questi attori coinvolti e si trovi qui ha forse ancora più valore. Quindi, di nuovo, io rimango sempre scettico, ma a quanto pare c'è gente anche all'interno del mondo della finanza che vede un futuro interessante per le cripto. Allora, sì, c'era... adesso, esatto, anche qui. Ora, dopo tutto quello che ci siamo detti in questa puntata sul discorso contrario, adesso ti sollevo un quesito, perché poi uno... Attenzione. No, non è una domanda difficile. È una domanda trabocchetto, me lo sento. Sempre in ottica di ragionamento contrario, perché funziona 9 volte su 10 sto approccio mentale, poi non è proprio così, è per fare una battuta. Allora, appunto, c'è questa strana, e già qui dovrebbe far venire un sospetto, c'è questa strana attenzione dei famosi operatori istituzionali nei confronti delle cripto, cioè, ed è un po' assurdo, analizziamo un po' la situazione. Allora, siamo nello scoppio, cioè, fondamentalmente la bolla cripto, la bolla la sappiamo dopo, perché è inutile dire quella è una bolla, no, è una bolla, lo sai dopo, sempre il discorso della gente che fa i telecronisti, tu ma è salito troppo, è salito un cazzo, è salito troppo, è un'altra assunzione di quella che ti devi eliminare dal cervello se sei sui mercati finanziari, è salito troppo o è sceso troppo, non esiste questa roba qui, teoricamente si può salire all'infinito e si può scendere all'infinito, la bolla che è scoppiata la sai dopo, comunque al netto di questo. È scoppiato ormai, meno 90, meno 95, Bitcoin, meno 70, insomma, vabbè. Ora, non ti pare un po' sospetto che questi qui, che hanno, mentre il prezzo saliva delle cripto, questi soggetti, tra virgolette, istituzionali, che anche questi non ne beccano una, mi vengono in mente perché quando danno i target dell'S&P a inizio anno, i vari Goldman Sachs, i JP Morgan e cose, una, cioè hanno i migliori quant al mondo che lavorano dentro, non ne beccano una di previsione. Ma non li fa lavorare su quello.
neanche a dire che lo fanno apposta, lo strago chef, come cazzo è che chiamiamo tutti questi inglesismi oggi per darci un po' di rilievo, di reputazione, alla fine non sa nulla tutti questi inglesismi, dimmelo in italiano chi cazzo sei, chef, strategist, ma che sti nomi politicamente corretti, ma che due coglioni sarà comunque, che dopo va di polemica. Non ti pare sospetto che questi qui hanno remato contro per tutta la salita delle cripto? No! È una truffa, anche Gemini, non lì, il CEO di JP Morgan, è una truffa, roba così. Poi, notizie 2 settimane fa, mentre c'è lo scoppio, cioè mentre stanno facendo tutto meno 90, JP Morgan fa sapere di aver eseguito la prima transazione su uno smart contract, Polygon, no, Polygon, come cazzo si chiama quell'altro? Sì, no, mi pare Polygon, adesso non vorrei dire una cavolata, sì. No, era un altro, adesso però c'è qualche token di Polygon, no, vabbè, non diciamo quanto, non un consiglio di investimento, è meno 80, comunque, non mi ricordo. Comunque mi pare che sia Polygon, ha usato questo smart contract per fare una transazione tra la sua filiale americana e la filiale giapponese, usando un'infrastruttura fornita da un ente regolamentato finanziario di Singapore. Cazzo, è una notizia che in un ambiente di... Se fosse uscita sta notizia qui quando c'era il boom, Matic, che è la cripto, è il token di Polygon, sarebbe esploso, ci sarebbe stata l'esplosione. Ha fatto un po' di rialzo, poi adesso si è sgonfiato di nuovo, roba così. Ora, il sospetto, adesso oggi esce Goldman Sachs che dice che investiranno milioni di dollari nel settore perché nonostante tutto quello che è successo ci vedono comunque un'opportunità. A parte che parlare di mercato delle cripto ormai è riduttivo. Prima ho parlato di smart contract, di protocolli, è questo il futuro delle cripto, del, tra virgolette, mercato... Una sorta di... Ce n'era uno, non mi ricordo più chi in un podcast aveva definito un po' le cripto come plumbings, quindi tutto quel sistema tipo di i tubi che avete per casa, vi fanno arrivare l'acqua, il gas. Quello sì. Potrebbe essere un futuro in cui blockchain, smart contract e token vengono utilizzati e implementati nel mondo finanziario, ma noi non ce ne accorgiamo neanche lato utente. Per noi se vediamo, facciamo sempre le stesse operazioni sul nostro dispositivo e non ci accorgiamo che è cambiata l'infrastruttura su cui si basa tutto. Sì, il futuro, esatto, in questo senso non è tanto la crypto, Dogecoin, è l'utilità di questo della blockchain fondamentalmente, perché tu, l'abbiamo parlato anche l'altra volta, tu mi puoi fare il progetto più futuristico, avveniristico della vita, ma se quella roba lì non ha un'applicazione nel mondo reale, a me non me ne frega, non viene usata. Quindi tu, che sei Zuckerberg, che mi puoi fare anche il metaverso, che è bello e potenzialmente illimitato, tutto quello che vuoi, ma se l'hai presentato in un momento in cui la gente preferisce più stare fuori casa che dentro casa, figlio mio, magari è il momento sbagliato, io non sono nessuno per dire che Zuckerberg magari ha torto adesso e fra 10 anni ha tutta la ragione del mondo, però vedi, è un problema del timing. Il timing non c'è solo nella speculazione, c'è anche quando tu presenti determinate cose. Quindi è un po' come il discorso dei pannelli solari, capito? Tu dici i pannelli solari sono esplosi con l'economia green, è come se ci fossero da ieri. Cioè i pannelli solari c'erano nel 1896. Il problema è che li hanno scoperti quando c'era il boom del carbone e del petrolio. Dopo 100 anni li abbiamo ritirati fuori, quindi è un problema di quando tu effettivamente presenti le cose. Quindi questi, comunque, ritornando alla notizia, questi operatori istituzionali che in un mercato che praticamente si è azzerato sono positivi su questa cosa, mi fa venire in mente, ora allora può finire in due modi, o è un segnale contrario, quindi loro dicono è potenzialmente la morte delle cripto, perché questi che dicono stiamo investendo milioni di dollari vuol dire che vanno a zero, cioè se tu lo prendi come ottica contrarian questi vanno a zero, cioè vuol dire che il mercato delle cripto è finito. Questo è il primo ragionamento. Oppure c'è un'evoluzione del settore, ripeto, magari se si inizia a parlare un po' di meno di Dogecoin, di Shiba Inu, e si inizia a parlare un po' di più di Ethereum, Layer 2, smart contract, protocolli, roba così, allora, se questa è l'evoluzione, allora può avere un senso. Quindi questa è una notizia che può essere interpretata in due modi. O è la fine del cripto, perché queste sono arrivate ancora una volta in ritardo, oppure stanno facendo il loro gioco, nel senso che magari hanno comprato mentre stava crollando tutto, hanno accumulato, adesso iniziano a, tanto la maggior parte dei media li posseggono loro, quindi magari iniziano a pompare che può esserci, c'è un ritorno di fiducia sopra il settore, magari faranno, si prendono
quel mondo che prima hanno combattuto. Cioè, l'altra si rendono chiave conto. L'interpretazione, infatti, è proprio quella, che non è, diciamo, è una sorta di sconfitta di nuovo per le cripto, ma non tanto perché non vengono adottate, anzi, quando succede, ma si perde un po' lo spirito che si aveva all'inizio e vanno a diventare un qualcosa di diverso, qualcosa che perlomeno, opinione personale, secondo me è già successo con Bitcoin, che era stato un po' presentato come una sorta di mezzo di scambio peer-to-peer, soldi, per dirla proprio in un modo chiaro, ed è finito ad essere utilizzato come asset speculativo. Potrà cambiare questa cosa? Boh, forse sì, forse no, però non, il Bitcoin non era stato pensato come un modo per arricchirsi da chi l'aveva costruito, da Nakamoto, è stato pensato come un mezzo di scambio che tagliasse fuori ogni terza parte per intervenire, di modo che potessimo fare affari tra di noi senza avere un controllo di terze parti. Poi è diventato un asset super speculativo. Quindi boh, un po' da vedere anche lì dove si andrà a finire, però potrebbe essere alla fine un net positive per il mondo, che anche se non viene rispettato al 100% lo spirito cripto, anarchico e decentralizzato, si possono raggiungere nuovi livelli di sicurezza, ad esempio nelle transazioni finanziarie. Diventa più difficile fare un certo tipo di truffe piuttosto che andare ad hackerare un certo tipo di istituzioni. Sono tutte possibilità di cui purtroppo, non conoscendo l'aspetto tecnico, non me ne intendo, però potremmo chiamarle tipo vittoria per il mondo, sconfitta per le cripto, uno scenario di questo tipo, ecco. Sì, perché alla fine rischi che comunque il più grande attore del, tra virgolette, il mercato istituzionalizzato, il mercato regolamentato, e questi soggetti qui, avendo un grandissimo potere, magari ci hanno investito mentre crollava tutto, mentre c'era il panico, e questi qui poi faranno in modo, perché con i capitali che hanno a disposizione, faranno in modo che magari il mercato salga di nuovo, magari non come abbiamo visto nel 2020-2021, ma concentrandosi su determinati progetti che, ripeto, ha un utilizzo, perché Polygon, ad esempio, viene utilizzato, può essere utilizzato per le transazioni bancarie, cioè ci rendiamo conto la potenzialità di una roba così. Potrebbe essere un nuovo inizio, però sai, devi stare un po' attento, perché è una notizia che può essere letta, come dicevo prima, in due fattori diversi, con due, diciamo, logiche diverse. Io direi che sarei più per la seconda, cioè nel senso che questi ci hanno visto l'opportunità, hanno visto che c'è effettivamente qualcosa di enormemente disruptive, hanno aspettato il meno 90, perché tanto la logica delle bolle è sempre così, sale tutto e poi crolla tutto al meno 95, e magari qualcosina adesso, è come funziona il ciclo di hype, hai capito? E magari piano piano, con qualche soldo grosso istituzionale, con qualche piattaforma grossa che viene aperta, ecco, magari può. Ma anche quell'altra notizia di Bank of New York, una cosa del genere, ha dato la possibilità ai propri clienti, è una banca normale, normalissima, di cambiare i propri soldi, le proprie valute fiat in Bitcoin. Anche sta notizia qui, vedi, sono contrastanti, quindi la domanda è: questi che cazzo, cioè, effettivamente hanno visto le potenzialità e si vogliono prendere tutto il settore, l'hanno visto come un qualcosa che li poteva annientare all'inizio, uno ci credeva poco, però all'inizio è nato così, cioè l'obiettivo era quello, alla fine viene inglobato, alla fine è un mercato che per cause di forza maggiore viene inglobato sempre in quel sistema istituzionale, regolamentato, fatto dai soliti attori che si prendono un'altra volta tutta la parte, tutta la torta, lasciando agli altri le briciole. Oppure magari non è così, oppure magari sono in difficoltà anche loro, perché comunque qualche crepa nel sistema economico, finanziario, mondiale c'è. Cioè sono a rischio anche questi, è difficile capirlo, ma in questo momento ci sono delle forze sui mercati che diciamo stanno mettendo in pericolo anche istituzioni che per assurdo tu diresti: cavolo, ma quella è come è possibile che, ad esempio, può fallire una banca centrale? Ah, come ad esempio può fallire una banca centrale? Quindi attenzione anche a questa cosa qui. Non vorrei che sia il mercato delle cripto, per loro, sia diventato una specie di ancora di salvataggio, una specie di piano B, non lo so. Mi sembra improbabile, visto che, cioè, semmai è più, non dico il contrario, però non ci si aspetta più granché dalle cripto. Un conto è dire: vabbè, entro nel 2021, quando c'è questa grande hype, così mi faccio la figura di essere la banca moderna, al passo con entrarci quando va un po' tutto in merda, magari una valutazione sbagliata, però non la vedo come un'operazione di facciata, perché è un po' tardi davvero per fare questo tipo di operazione.
ci saranno delle valutazioni più o meno economiche dietro. Sì, tu fai conto, Lore, che comunque le banche centrali sono diretti spediti all'adozione delle valute digitali, eh? Esatto. Le valute digitali, cazzo, se roba istituzionale e ultra centralizzate, quella roba lì gira su blockchain. Ora, capisci bene che se si vuole andare verso quella direzione, perché le agende politiche sono queste, eliminazione del contante e valuta digitale, o comunque una valuta digitale che verrà in parallelo con il contante all'inizio, Lore, capisci bene che se questa è la via, denaro elettronico, possibilità di creare denaro dal nulla con un click, portafogli personali presso le banche centrali, cioè tu cittadino puoi avere un portafoglio presso la BCE, vuol dire che le banche stesse vengono svincolate dalla gestione dei soldi, quindi potrebbe succedere un terremoto pure sul sistema bancario. Attenzione a questa cosa qui, cioè vedo che comunque sono due cose che possono accoppiarsi perfettamente. Ed è solo un'evoluzione del mondo in cui stiamo andando, quindi difficile capire effettivamente cosa aspettarci, però non lo darei per morto il settore così. Credo che evolverà in qualcos'altro, ecco, questo sì, Vedremo, questo sì. sì, penso anch'io. Perfetto, direi che oggi abbiamo davvero detto tutto, siamo stati super esaustivi e speriamo di avervi dato qualche idea, magari ecco, non su come fare trading, diciamo, quello è sempre una roba molto Sulle complessa, ma copertine dei su come giornali. leggere un certo tipo di notizie, che, con qualche esempio pratico che vi aiuti un po' a vedere che c'è sempre anche un po' una sorta, chiamiamolo così, di fenomeno contrario, specialmente quando si parla di notizie finanziarie, potrebbe davvero essere l'inizio del processo opposto tante volte. Non sempre, ma succede, ecco, mettiamola così, succede più spesso di quello che ci si aspetterebbe, normalmente, mettiamola così. Perfetto, direi che per oggi ci siamo, siamo stati anche un po' di più della nostra mezz'ora a spasso per Wall Street. Ringrazio tutti voi per averci seguito, vi invitiamo ovviamente a venire a trovarci su tutti i nostri canali, gruppo, pagina Instagram, gruppo Wikileaks Finanza Personale, pagina Instagram con lo stesso nome, canale YouTube OnlyFans. se ci ascoltate sul podcast, podcast se ci avete visto sul canale. Vi aspettiamo un po' dappertutto. Anche su OnlyFans mi hanno detto che Sì, hai il sei tuo anche lì profilo, sotto. Paolo? Cioè, vi No, no, è tuo, è vedo. tuo. Io metto le foto dei piedi pelosi, non, finora non sta andando bene come business, però ho Qualche soldo potresti fiducia, farlo. dai. Ma porca. Vabbè, dai, alla prossima, Lore, che tanto insomma ci vediamo qui la prossima settimana fissi, appuntamento fisso ormai. Assolutamente sì. Alla prossima. Ciao a tutti!